Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti altri video. Tra i venti freddi dell'Ovest, risalendo la costa della Spada, sorge la città di Neverwinter. Conosciuta come il gioiello del Nord, è un centro di cultura, ma non ne dà sfoggio. Un posto affascinante, ma non bizzarro. Un luogo dove la gente è indaffarata, ma non avara. E tra gli abitanti indaffarati della città, vi è anche Gundren Rockseeker. Il nano ha fatto una grande scoperta nel poco lontano villaggio di Phandalin. L'ingresso della caverna dell'Onda Tonante, una ricca miniera perduta e dimenticata molti secoli prima. Da quegli antichi fasti il prosperoso villaggio di Phandalin è diventato un turbolento paese di frontiera, fantasma di legno e roccia di ciò che era un tempo. Ma Gundren è convinto. Una scoperta simile può riportare il villaggio al suo antico splendore e arricchire tutti i suoi abitanti. Elettrizzato dall'occasione, prepara un carro di provviste e attrezzi minerari, pronto a lasciare Neverwinter. Ma il viaggio è lungo e il carro molto lento, e lui ha bisogno di arrivare a Phandalin quanto prima per darsi subito da fare. È allora che chiede aiuto a quattro avventurieri per portare a termine questo piccolo incarico. Momo, la figlia di un vecchio amico cresciuta tra le montagne a nord, in viaggio per la prima volta nella sua vita. Nadar, un dragonide fedele a Bahamut, cavaliere errante pronto ad aiutare e portare giustizia lungo la sua strada. Elu, un elfo proveniente dalla grande foresta, in un lungo cammino con un nobile obiettivo in mente. E Moloko, una tiefling che vive a Neverwinter, in costante ricerca di conoscenza. Gundren affida loro il carro e parte in serata verso Phandalin accompagnato da Sildar Hallwinter, la sua guardia del corpo, mentre i quattro avventurieri aspettano le prime luci dell'alba per mettersi in viaggio. Accolti da un luminoso sole primaverile, lungo la strada incappano in un imprevisto. Un'imboscata goblin, stesso fato che si è abbattuto su Gundren e Sildar. Respinto l'attacco, gli avventurieri interrogano Snitz, l'unico pelle verde sopravvissuto, scoprendo dove è tenuto prigioniero Sildar, e lo liberano. Purtroppo, del nano Gundren non vi è traccia, ma Sildar è convinto che la sua pista si trovi a sud, nella vicina città di Phandalin. Il rumore dell'incedere del vostro carro viene accompagnato dalle ultime luci del tramonto. Il sole sta andando a riposare oltre l'orizzonte. E poco lontano, accompagnati da Sildar Hallwinter e da Snitz, un goblin che avete obbligato a scortarvi e poi ha chiesto di essere accompagnato a Phandalin, piano piano vedete, oltre qualche albero, svettare il piccolo paese di Phandalin. È composto da circa una quarantina, da una cinquantina di edifici abbastanza piccoli e molto grezzi. Qualche roccia, qualche tavolazza proprio piazzata con chiodi storti. Non è niente di particolarmente appariscente o di ottima fattura. È un villaggio che si è stabilito sulle rovine di una città che un tempo, secoli prima, era molto più grande e molto più importante per il circondario. Ora non è nient'altro che il lontano ricordo sbiadito di quello che un tempo era una grande città mineraria. Mentre vi avvicinate a quella che appunto è la città di Phandalin, che si sviluppa sul fianco di una collina, vedete piano piano dei bambini che stanno giocando poco fuori dalle porte della città. Nel vostro incedere i bambini vi notano, tornano a casa, e quando il vostro carro comincia a entrare effettivamente nelle strade della città, le poche persone che stanno tornando a casa dal lavoro, stanno pulendo la strada di fronte a casa loro, alzano lo sguardo a fissarvi, con uno sguardo ovviamente incuriosito, ma non troppo interessato. Una piccola occhiata che si poggia su voi quattro, per poi ognuno tornare a farsi i fatti loro. Nel tragitto Sildar Hallwinter vi dice: credo sia il caso di andare appunto in locanda. Ho bisogno di riposarmi e penso che ne abbiate bisogno anche voi. È stato un viaggio lungo e devo bere assolutamente qualcosa e farmi dare un'occhiata. Ci state?
Devo bere assolutamente qualcosa e farmi dare un'occhiata. Ci state? Sì. Nessun problema. Mi sembra un'ottima idea. Sildar vi dà brevi indicazioni per arrivare fino alla locanda Stoniel. È praticamente il punto di ritrovo di un po' tutto il villaggio di Phandalin. È poco dopo appunto l'ingresso. Non immaginatevi delle grandi porte o simile, letteralmente un villaggio. Parcheggiate il vostro carro con le varie scorte coperte da un grosso telone e vi ritrovate di fronte alle porte della locanda. Sildar, ancora stanco e provato dal viaggio, si appoggia a uno di voi per poi essere portato all'interno. Com'è l'interno della locanda? Quando entrate ve lo dico. Ok. Avanzo, apro la porta. Quello che ti si presenta è una situazione molto rurale, ma anche conviviale. Ci sono una dozzina di persone dentro la locanda che bevono idromele, birra, fanno una cacciara, ma non di quella un po' troppo spinta da a breve succede una risse, no, è quella convivialità tra persone che sono appena tornati da una dura giornata di lavoro nei campi o nel bosco a tagliare legna. Adesso si godono un attimo di relax prima di tornare ognuno a casa loro e il giorno dopo ricominciare tutto da capo. Hanno tutti una certa età, lo notate dalle rughe sul volto e le mani ruvide, che è gente che è abituata a lavorare sotto il sole o comunque all'interno dei boschi a tagliar legna. Oh, salve! Benvenuti a Phandalin! Salve, cerco di darmi un tono. E cosa si beve qui di solito? Oh, il meglio che il circondario ha da offrire, che non è molto, però ce lo facciamo andare bene. Idromele? Birra? Acqua? Nel frattempo voi altri cosa fate? Io sto tipo entrando vedendo la scena di Moloko e come sento appunto il locandiere elencare le cose, sono idromele qua, grazie, e mi avvicino al bancone. Io ero dietro Moloko, un po' nascosta ma molto attirata da tutte le luci, tutte le cose. Tiro rumorosamente uno degli sgabelli al bancone, mi siedo, sei seduta, giusto? Sì, se ci sono degli sgabelli sono sì, al bancone. Sì, c'è una piccola fila di sgabelli di fronte al bancone della locanda. Vedi, questo posto è come casa mia, ma è molto più grande. Oh, ok. Comunque un idromele per me. Ok, due idromele. Nadar, invece? Nadar è fuori, è sceso dal nostro carro comunque, ha preferito dare attenzione a Snitz perché comunque si rende conto che probabilmente è in un ambiente a lui sconosciuto, la civiltà non gli è propria, quindi insomma scendo e in maniera molto paterna gli dico: Snitz, sì! Ascoltami un attimo. Stammi vicino, non ti allontanare mai. E sono contento di avere modo di impartirti forse questa prima lezione di civiltà. Ti sarà molto utile quando poi dovrai ambientarti. Queste persone diventeranno la tua casa, la tua famiglia, i tuoi amici. Quindi, mi raccomando, comportati bene e nel dubbio chiedi a me. Snitz, il piccolo goblin, si guarda intorno quando hai detto la tua nuova casa. Nella sua testa è tipo, non è putrescente e zozza come quella che abitavo prima? Ah sì, va bene. Ah, io allora sto vicino, va bene. E praticamente non ti si abbraccia la gamba, però è come se si appoggiasse a un pezzo dell'armatura di piastra. Si appoggia lì e quando entri lui sta al tuo passo, con le gambette corte, cercando ovviamente di starti dietro. Mano sulla schiena del goblin, ma senza spingerlo, proprio solo per fargli sentire che sono lì con lui. Sì. Vado con i suoi tempi per assicurarmi che lui possa orientarsi, guardarsi intorno, magari non essere spaventato dalle persone. E non sono molto interessato agli alcolici, quello che la taverna ha da offrire. Nadar, Snitz e anche Sildar appunto entrano sentendo appunto il giovane oste chiedere che cosa vuole. Vedendo il grosso dragonide dalla pelle argentea fa: Oh! Non se ne vedono molti come voi qui in città. Posso offrirvi qualcosa anche a voi? Snitz. Ciao, dice il locandiere guardando Snitz. Ciao. Snitz si è redento in un certo senso. Sì, l'abbiamo incontrato per strada, ma ci ha chiesto di essere scortato qui a Phandalin. Vuole integrarsi. Quindi è con me, garantisco io per lui. Snitz, vuoi qualcosa? Oh, acqua sporca, mi basta. Non chiedo tanto. Va bene dell'acqua, ma non sporca. Pulita, grazie. Il cliente ha sempre ragione. Per me della birra, grazie. Oh, sicuro. Arrivo subito. E va a preparare tutto quanto. Nel frattempo Sildar si rivolge a voi, anche lui un pochino stranito dalla presenza di uno dei goblin che lo hanno massacrato e rapito.
però comunque gli avete salvato la vita, non si mette molto a sindacare. Va bene ragazzi, allora io domani mattina partirò, andrò alla ricerca di Gundren e vedo di ritrovare lui e i suoi fratelli. Voi nel frattempo portate tranquillamente il carro dal mercante, da Elmar Barthen, e lui avrà la vostra ricompensa. Era già messo d'accordo appunto con Gundren. Riposatevi e grazie per quello che avete fatto. Era parte del nostro incarico, quindi... Beh, era parte del vostro incarico scortare le provviste fino a qua, non venire fino a quei cunicoli e a salvarmi la pellaccia. Se non l'avessimo fatto non avremmo potuto compiere la nostra missione, quindi... Sarò sincero, avrei voluto fare molto di più. Beh, a proposito di questo, il pagamento per noi... E vi darà tutto quanto Barthen. Grande Barthen. Comunque, grazie. Nel frattempo torno appunto in locandiere con queste cose, accompagnato anche da Elsa, una cameriera sorridente tanto quanto lui, un po' più avvenente, appunto, che porta l'idromele, poi arriva dal goblin, lo poggia sul bancone e lo prende piano piano. Sono 24 monete di rame. E Sildar mette subito una mano. Offro io. Sicuro che ci si può fidare, signore, di quel coso? Non ci saranno problemi. Ripeto, garantisco. È che hanno causato non pochi problemi nelle settimane precedenti. Molta gente è arrivata qui con qualche taglio di troppo o qualche orecchio di meno. È un superstite, non dissimile da Sildar stesso. Era una vittima e le vittime vanno salvate. Fammi un tiro su persuasione. Io vorrei chiederti se posso fare un tiro su percezione. Voglio sapere se riesco ad ascoltare questa conversazione. Sì, volentieri. 15. Lui guarda quello, guarda te. Poi vede il tuo simbolo di Bahamut al collo. Va bene, ti dà una pacca sulla spalla e... Grazie, buona bevuta. Per qualsiasi cosa, cacciate un urlo. Ah, arrivo! Va a servire altri avventori. Come mai tutta questa accortezza per un goblin? Gli abbiamo salvato la vita? Lo abbiamo accompagnato e scortato in questa città? Credo tu stia facendo molto di più di quello che... dovresti nei suoi riguardi. Semplicemente scortarlo fino a Phandalin non sarebbe bastato, mi darai ragione. Nel senso, bisogna aiutarlo a entrare nella mentalità corretta, quindi, insomma, integrarsi. Quando dici questo vedete che tipo lui è riuscito a prendere il bicchiere e fa tipo... Non ho niente contro questa creatura e lei visivamente non ha niente contro di noi, anzi, probabilmente ci è grata della nostra benevolenza. Denti aguzzissimi, storti, sporchi di schifo. Sì, il mio sguardo passa dal guardare Nadar un po' con le sopracciglia aggrottate proprio perché non comprendo, sto cercando di capire che cosa lo spinge a fare questa cosa, e poi lo guardo disgustato Sniz, che dico ok, va bene, mi giro verso gli altri. In quel momento intervengo, insomma, vedendo la conversazione loro, mi rivolgo appunto a Moloko e dico: su, dai, siamo un gruppo eterogeneo, guarda, abbiamo un cestino, un picchiagente, ci sei tu, io e poi... sì, cioè, alla pelle verde, in effetti tu, Sniz, sì! Fai una cazzata e ti pianto una freccia in testa, quindi è molto semplice quella cosa. No, non lo faccio, lo giuro! Ah, voi mi avete salvato, okay. Io sono buono! E lui riprende appunto ad abbracchiarsi all'armatura delle gambe tue. Non faccio niente! Comincio a fargli così fortissimo sulla testa, ma guardalo quanto è carino, tipo gli tiro le guance, guardalo, non può fare del male, guardalo, perché altrimenti finisce male se lo fai. È un roller coaster di emozioni per Sniz, perché all'inizio nessuno, cioè lui ogni volta che qualcuno alzava una mano era tirare una sberla, quindi tipo è piacevole, così, ok, basta, e quando poi gli fai lo minacci, aiuto. Ecco Sniz, prima lezione di civiltà, sì. Non fare come questi due. No. Non si minaccia a nessuno, né di morte, né di tagli, né di aggressioni, scippi, niente del genere. Sì, signore. La serata va avanti. Voi bevete, Sildar dopo un po' prende congedo, vi rammenta appunto di andare da Barthen per andare poi a riscuotere la vostra ricompensa e va a dormire in una delle 6 stanze presenti appunto nella locanda. Sono tutte libere, non ha molti viaggiatori Phandalin. Voi potete tranquillamente condividere le stanze, andare ognuno in una singola. Io vorrei, prima di andare in stanza, ascoltare un pochino se c'è qualcosa all'interno della locanda. Fammi un tiro su percezione. 16.
Sì, mentre voi bevete tranquillamente, Sniz cerca di essere piccolo piccolo, Moloco lo guarda, Momo lo minaccia e simili. Tu tendi l'orecchio a punta verso il vociare all'interno della locanda. Quello che senti è quanto è stata dura la giornata di lavoro, come sta tua moglie, come sta tuo figlio, bla bla bla. Però ogni tanto senti un vociare tipo mi hanno rotto le palle anche oggi, ehi, abbassa la voce, lo sai che non ci possiamo fare un granché. Senti che c'è una situazione in città che condividono un pochino tutti quanti i paesani e di cui preferiscono non attirare troppo le attenzioni. Sai dirmi se per caso qui in città c'è un posto dove possa informarmi magari con una mappa appunto della città per conoscerla meglio, per orientarmi? Signorina, il nostro è un paese umile, piccolino, di fronte qua c'è il fabbro, a sinistra c'è la villa del borgomastro, c'è la casa della sorella Grell, era un po' più in là c'è la borsa e poi non vi consiglio di andare troppo a est. Ma a parte questo, cioè, è un paese minuscolo. Che non ci consiglia di andare troppo a est? Lui si guarda un attimo intorno, guarda la locandiera, la locandiera gli fa. Non dovrei dirglielo, signorina. C'è una villa là, una grossa villa ormai diroccata e viene abitata da una banda di gente di malaffare chiamata i Marchi Rossi. Che, Marchi Rossi? Sì, che sono qua, ci rompono le palle costantemente, ci chiedono il pizzo, sono dei briganti, però non siamo gente semplice, non abbiamo modo di opporci e tutto quanto. Anche il borgomastro non è che riesce a fare più di tanto, anzi, tutt'altro, se devo essere sincero. Ero solo curiosa appunto di capire che ambiente fosse, non sono quasi mai uscita, in realtà sto mentendo perché non sono mai uscita da Neverwinter. Sono guerrieri, hanno abilità magiche. Sono stronzi, dice un bambino che si è infilato nella conversazione. Lo guardo. È un bambino molto tranquillo, è il figlio di Toblin, anche perché Toblin fa Pip! Lo sai che non le devi dire queste cose? Però è vero, lo dici anche tu, sono stronzi, Pip! Scusate, mio figlio ogni tanto ha la bocca larga, vero? Fino in camera tua! Sì, papà! Non lo so, non sono un uomo d'armi, signorina. Sono un locandiere con una famiglia a cui deve badare e basta. Non vi so dire, so soltanto che sono minacciosi e cerchiamo semplicemente di non avere problemi. Ascoltando questa conversazione mi avvicino e dico: quindi ci sono questi tizi qua che creano problemi? Ci sono soldi in ballo per caso? C'è una taglia? No, niente del genere. Il borgomastro forse è quello che ne ha più paura di tutti quanti e... ma forse ho parlato anche troppo. Chissà che noia dover ricamare tutto questo pizzo. Perché vogliono delle cose ricamate? No, mi avvicino a bassa voce. No, il pizzo in realtà è un modo di dire. Sono persone che ricattano. Oh. Esatto. Ti faccio un esempio. Vengono qui e dicono: se non vuoi problemi, dacci questi soldi. E loro sono costretti a darglieli, perché altrimenti i problemi li recano loro. È successo anche a papà una volta, ma mamma li ha picchiati. Sì, beh, sicuramente i tuoi genitori sono molto forti, però qui questi sono locandieri, sono cittadini comuni, ovviamente. Andiamo a picchiarli? Elu, andiamo a picchiarli? Cioè, però, in effetti il suo ragionamento non è tutto sbagliato. Cioè, pensaci, se chiedono il pizzo a tutta la città, vuol dire che hanno un sacco di soldi. Ce l'ho io l'uomo che fa perdere Nadar. Hanno detto, cioè, ci sono sti tizi? Correggetemi se sbaglio. Ti hanno detto che sei stronzo. No. Fammi un tiro su persuasione. Quanto? 5. No, non. Siete appena arrivati, non credo. No, siete già stati a Phandalin per caso voi, signore? No, in realtà no, è la prima volta. Allora non credo, signore. Intervengo solamente. Dico, no, Nadar, ci stava giusto appunto spiegando il gentilissimo signore che qui in città a quanto pare ci sono dei malviventi che chiedono il pizzo alle persone e sì, tengono un po' sotto scacco appunto la città. Pare si chiamino il Marchio Rosso, magari non questa sera che sarebbe il caso di riposarci, però potrebbe essere interessante, magari domani andiamo a fare due chiacchiere con il borgomastro. Dalla descrizione dell'oste sembra quasi che sia colluso o comunque coinvolto
con questo marchio rosso, questi marchi rossi. Non so quanto riusciremo ad ottenere, forse è meglio chiedere alla gente comune. Prima di arrivare qui non sapevamo neanche con chi parlare e abbiamo trovato un oste molto cordiale che ha deciso di condividere con noi un po' di informazioni. Sì, quindi... ma molto sottobanco, era evidente che non volesse farsi sentire. Dove c'è una persona disposta a parlare ce ne sono due. Confido nel fatto che troveremo qualcuno. Se queste persone hanno bisogno d'aiuto dovremo aiutarle. Ok! Io bevo e finisco il mio idromele. Siamo almeno un gruppo molto eterogeneo, no? Cioè. Già! Mi definirei proprio così. Sì, sì, sì. La mia domanda è: una stanza quanto costa? Una moneta d'argento a notte. Io vi guardo. Cosa? Non ho soldi. Ah. Non ne ho mai avuti. È povera. Sei partita senza soldi. Io so a malapena cosa siano i soldi. Mi hanno spiegato che servono per pagare le cose, ma posso dormire sul carro? No, non mi sembra il caso. Le faccio... Non ti preoccupare, posso offrirti io la stanza. Ok. Pago quindi per lei. Va bene. Andate a dormire. Le prime luci dell'alba filtrano dalle vostre finestre dopo un bel riposo ristoratore. Toblen, che vi avvisa che appunto Sildar è partito per andare a cercare appunto il vostro amico, con il monito di appunto andare da Barthen, il vostro contatto, per andare appunto a consegnare il carro delle provviste. Com'è il tempo? È una bella giornata. C'è sole? Sì. Allora io uscendo tiro fuori il mio ombrello, ovviamente mi riparo dal sole. Porta una sfiga incredibile. Porta sventura. Puoi anche chiuderlo. No, mi volevo giocare tutto il tempo così. Ah, così, togli l'illuminazione. Non ti si vede. Allora, a parte il livello di sfiga è appena incrementato in tutta questa. E già non eravamo messi abbiamo bene. Abbiamo già Roberto, smettila. Io seguito, uscito dalla stanza, mi guardo un pochino intorno nella locanda, faccio un cenno al barista, cioè al locandiere, e vado per uscire fuori. Io scendo le scale, aggiustandomi un po' le cinghie dell'armatura, me la stringo bene. Qual è l'armatura che hai? Che sì, hai nel senso i polsini, le cose. I pochi vestiti che hai addosso. Sì, esatto. Mi stringo bene tutte le cose che ho addosso. Non hai freddo? Oh, dove vivo io fa molto più freddo e sono anche vestita pesante oggi. Ok. Papà mi ha detto di coprirmi bene. Lei ha le cosciazze di fuori, l'addominalata in vista. Ha fatto bene, chissà come volevi uscire vestita. Meno male che ti ha coperta un po'. Che altrimenti... Nadar scende con Sniz. Seguendo l'indicazione che vi ha dato Toblen, appunto, il negozio appunto di Barthen è letteralmente lì vicino. Arrivate all'emporio di Barthen, scendete, entrate in questo negozio dove appunto un uomo abbastanza magro, senza capelli, però dallo sguardo gentile, è mattina, comunque saranno le 8, le 9, e lui sembra abbastanza già sveglio. Fa: ah, buongiorno, benvenuti. Siete nuovi? Sì. Piacere, piacere. Io sono Elmar Barthen. Cosa vi porta nel mio emporio? Ci manda... Gundren. Oh, ma dai! Ah, quindi siete quelli che dovevano portare le provviste? Sì, veniamo da Neverwinter. Ah, esce dal bancone un po' tipo... Po, si affaccia. Ci sono tutte. Bravi, bravi, bravi. Ah, venite. Avvicinatevi. Quello che cos'è? indica il goblin. Chi è? Il suo nome è Sniz. Forza, presentati. Ciao, io sono Sniz. Sono buono. Allora, però Gundren mi aveva detto per quattro. Sei, sì, non conta. Ah, lui non conta? No, conta. Ah, ok, allora i conti tornano. Va bene. Allora, come è andato il viaggio? Bene, se consideriamo bene il fatto di essere stati assaltati da un gruppo di goblin e aver dovuto salvare coloro che ci hanno mandato. È tipico da queste parti, cosa vi aspettavate? Un viaggio tranquillo? Ah. Beh, ci avevano effettivamente avvertiti che nel tragitto tra Neverwinter e qui avremmo potuto trovare dei briganti o dei goblin, e così è stato. Avremmo, infatti ci hanno detto che nel caso in cui... cosa del genere sarebbe dovuto succedere, avremmo dovuto incassare due monete in più a testa, però ecco. Fammi un tiro di inganno con svantaggio. Sai che mi sa... sono... Hai tirato 12, due volte 4. Per lo svantaggio. Ah, svantaggio giusto. Hai determinato, quindi 16 oppure... No... 2. Lui ti guarda. Sapevo che gli elfi avevano le orecchie lunghe, ma non anche il naso lungo. Non mi freghi, ragazzo. No, mi dispiace.
Bel tentativo però. Facciamo che questo è uno scherzo e va bene così, ok? Non vi posso dare più di quello che vi ha già promesso Gundren. Cioè, qui non è che scorrono fiumi d'oro. Già c'ho i marchi rossi sul collo che... Lasciamo perdere, va. È già la seconda volta che ci parlano di questi marchi rossi. Ci può dire qualcosa di più? Allungo lo sguardo un attimo verso la finestra, vi guardo tutti. Signorina, non ci fossero, staremmo tutti meglio. Ma la gente di qua è gente semplice. Per quanto il sentimento comune sia quello appunto di volerli vedere lontani e smettere che ci rompano le palle, purtroppo non riusciamo a fare granché. Perché sono tanti? Tanti, più che altro sono spietati e pericolosi. C'è molta gente qui che ha famiglia, anziani, bambini. Essendo noi dei discreti combattenti, sto solo cercando di capire se sono alla nostra portata, se sono un numero che si aggiri magari intorno a 30-40 unità o... No, sono meno, saranno una ventina, trentina, però non so, dipende quanta gente reclutano, quanta gente muore, quanta gente va fuori, non lo so. Tendenzialmente umani? Sì, sono praticamente tutti umani, ma chissà cosa celano tra le loro spire e non lo so. Sorella Graele ogni tanto ha cercato di mettersi in mezzo e mediare, ma... Sorella Graer? È un'elfa che vive poco lontano da qua. Donna veramente gentile, di gran cuore. Molto bella, molto bella. Mi dispiace molto per la vostra condizione. Se potremo fare qualcosa, saremo lieti di farlo. E come un tiro mancino dell'ironia, la porta viene aperta con un certo rumore ed entrano due brutti ceffi. Ammantati di rosso, un uomo con tipo un taglio su un occhio, barba incolta, capelli lunghi oleosi, l'altro invece è pelato con pochi denti e dei baffi a manubrio grossissimi, mentre un altro paio di loro stanno invece fuori appoggiati, fa: ehi, come va Barten? Buongiorno. Bel carro quello che ho visto qua fuori, roba tua? Sì, sarebbe roba mia. Le leggi della cortesia invitano a condividere, o sbaglio? Le leggi della cortesia vorrebbero anche che non interrompeste la discussione fra due persone. L'uomo che all'inizio è entrato ignorandovi completamente, anzi anche quasi mettendosi in mezzo a voi per parlare quattro occhi con Barten, con le parole lui si gira, non intimorito dalla tua stazza, e fa: sei carne nuova, lucertolone. Lascia parlare le persone che non hanno le scaglie al posto delle palle. Che ne dici? O hai qualcosa da ridire, forse? Lo guardo, lo squadro, dalla testa ai piedi. Lui ti regge lo sguardo, non ha motivo di temere. Non in quella città. Proprio quello che pensavo. Fai un paio di passi più in là. La tua presenza mi fa arricciare il naso dalla puzza. Allora, Barten, battiamo cassa o no? Vedi, Nadar, questi sono i classici tizi che vorrebbero proprio picchiare Sneeds. E noi che cosa facciamo a chi vuole picchiare Sneeds? Ti correggo, Elu. Questi sono i tipici tizi che io ho una gran voglia di picchiare. Mi piace così. Barten, vedi che lui sta cercando un attimo di prendere tempo. E quando tu gli ti avvicini, tipo l'ombra che viene proiettata... Sei sordo, oltre che brutto. Ti ho detto di levarti dai piedi. A queste parole utilizzo un incantesimo. Sordità. Proprio perché gli ha detto sei sordo. Cominci a verbalizzare il tuo incantesimo. In quel momento, appunto, lui che stava tenendo lo sguardo su di lui sente te pronunciare delle parole arcane, si gira, anche il pelato se ne accorge. L'incantesimo, vedi che gli va addosso e gli fa: che stai facendo tu? Eh? Ti prende per la collottola, anche il tizio pelato si avvicina e i due tizi fuori tipo guardano dentro, non hanno mai avuto problemi quando sono andati a fare i loro giri. E questa è la prima volta che sento uno dei loro urlare così forte. Fa: che cazzo credevi di fare, eh? Quando le mette le mani addosso, gli do un colpo sulla spalla cercando proprio di spintonarlo via. Fuori dal mio emporio, per favore, fuori dal mio emporio! Nel momento in cui tu lo spingi, lui non molla la presa, cioè fa tipo un gesto così. Andiamo a parlarne fuori! Ragazzi, abbiamo dei guai, forza! Facciamo scorrere un po' di sangue questa mattina! E vi aspettano fuori. Mentre vedo che appunto sta uscendo dal locale, dal negozio, utilizzo colpo accurato per capire se ha appunto dei punti deboli che posso sfruttare. I tuoi occhi si diventano completamente neri, un po' come se metti tipo un visore. In quel momento esamini la sua posa, il come si muove, il passo pesante e capisci appunto che ha magari un po' di acciacchi qua e là. È ben piazzato, si vede che
un tempo era abituato a combattere spesso, forse un pochino ha messo su un po' di panzetta. Si è lasciato andare. Quindi potrebbe essere più lento di quanto il suo corpo non ricordi. Buono a sapersi. Io vedo qualcuno da dentro all'esterno. Due dei marchi rossi erano rimasti fuori, tipo a guardare. Perché se io vedo qualcuno dall'interno all'esterno, io cercherei di mantenere la distanza. Strategicamente mi tengo d'occhio dall'interno i tizi e mi preparo. Va bene, Momo? Io esco dicendo: l'ultima volta che qualcuno ha fatto così nella bottega di papà non è finita bene. La mamma mi ha insegnato cosa fare in questi casi. Tipo, prendo la lancia mentre esco, la pianto a terra, mi guardo un po' intorno per capire quanti sono. Sono quei quattro che dico con il tipo: ma che cazzo è successo? Io dico, cioè, c'è una stronza, è un pezzo di merda che continua. Sì, si preparano. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo venire le mani? Anzi, se volete, facciamo così. Inginocchiatevi, dateci i vostri soldi e forse vi lasceremo andare tutti interi. Mi scappa una piccola risatina. Capo, questi qua ci stanno prendendo in giro. Ma che problemi avete? Siete voi il nostro problema. E vi attaccano. Tiratemi iniziativa, signori. Potrei aver tirato un 20 nat. No, ma io non ho tirato un D20. Hai tirato il mio dado. Molte cose si spiegano. 14. 17, ragazzi. 15. Momo è la prima. Poi tocca al primo dei marchi, quello con i capelli sognosi. Poi tocca a Elu. Poi c'è il secondo marchio, che appunto è quello lì pelato con i baffi a manubrio. Poi tocca a Nadar, poi a Moloko e poi agli altri due marchi che erano rimasti fuori. Momo, tocca a te, cosa fai? Molto bene. Io volevo sicuramente usare l'attacco irruento. Vado proprio dritta su quello che ho davanti a me. Allora lo attacco prima con una parte della lancia. Poi, girandola, perché ho l'attacco bonus, lo colpisco anche con l'altra estremità. Tirami un attacco in mischia con vantaggio, che è il primo attacco. 12, 10. Ok, 12 più? Più 6. Ok, 12 più 6. Passa, l'hai preso, tirami danni. 6 più 4. Va bene. Devo ancora fare il secondo. 14. Ok, quindi entra per 14 più 6. Yes, e ti faccio un D4 più 4. Sì. 2. 4. Quindi 6 danni. Tu gli tiri una sferzata con la lancia, provocandogli un taglio che va dal collo praticamente fino alla zona inferiore del petto, e poi con il secondo gli fai saltare la mascella. E il marchio rosso che ti stava per fronteggiare, che era il pelato con i baffi a manubrio, gli saltano fuori i denti e crolla a terra malissimo. Guardo fortissimo quello con i capelli lunghi e gli dico: questo è quello che ti succede quando fai qualcosa di brutto a una ragazza. Tu sei il prossimo. Non ti caga di striscio, purtroppo, perché lui è troppo fissato con lo sguardo su Nadar e in realtà oltre Nadar su Moloko, che ha cercato di incantarlo prima. Quindi lui sfodera la spada e, sapendo che non riuscirebbe ad arrivare a lei senza prima attraversare lui gli va addosso proprio di cattiveria. Ha un minimo magari di... tipo, da un lato dell'orecchio c'è tipo: ehi, guarda che il tuo compagno grosso è tipo stato sbattuto a terra in un istante, forse a te non succederà qualcosa di troppo diverso. Ma lo ignora, lui è a capo della squadra e deve farsi vedere che è grosso. Deve fare il figo. Ci deve provare. E quindi ti salta addosso e cerca di picchiarti. E ti fa appunto un attacco con una spada. Ma non ti prende, cerca di prenderti, ma ha calcolato male le distanze, quindi praticamente tipo tu rimani immobile e la punta della sua spada praticamente fa tipo scintille sulla tua armatura, che proprio è come se, tipo pirografo, gli incuti timore semplicemente esistendo. Esatto. Tocca a Elu. Io chi vedo dall'ingresso dell'emporio? Guarda, hai una linea di tiro pulitissima proprio su uno dei due che erano rimasti fuori, proprio dritto davanti a te. Cioè, proprio una linea pulita esattamente tra Nadar e tra Momo. Io prendo, allora, attacco colui che è più in fondo di loro, quindi dovrebbe essere, non è l'unto, no? No, l'unto è affronto con Nadar. Questo tizio è un tizio di capelli a spazzola e un pizzetto acceso così. Quindi da dentro l'emporio, come i buoni cecchini insegnano, quindi dal fondo, miro per colpire ovviamente il brutto signore. Potresti usare il marchio del cacciatore per eventualmente fare più danni? No, cioè, ho comunque già fatto 17 più 5, quindi... Ok, colpito. Tirami i danni. 1 più 5. 6 danni. Lui appunto nel suo... ma che cosa sta succedendo? Oh! Tipo una freccia all'altezza del fianco che tipo lo costringe un attimo a piegarsi, perché non se l'aspettava, forse non ti aveva nemmeno visto da dentro. Ora tocca a Nadar. Lo attacco normalmente con il mio spadone. Ok. Lo guardo dall'alto verso il basso e cerco di sferrare questo colpo. 13? No, purtroppo no. La tua spada cala
violentissima, ma lui appunto, tipo, dopo aver capito che la distanza era troppo lontana per riuscire a prenderti, è anche quello che gli basta per poter fare tipo wow! E la spada tipo fa questo di fianco a lui, ma leggi, stai cominciando a leggere un certo timore nei suoi occhi, perché appunto tutto sta andando velocissimamente e molto male. E ora tocca a Moloko, che sei esattamente dietro Nadar. Avendo visto la signorina Momo che ha letteralmente quasi fatto volare la mascella di un tizio, penso che questi tizi potrebbero effettivamente cagarsi addosso se all'improvviso la vedessero il doppio più grande. Ok. Quindi tiro fuori il mio ombrello, lo punto sulla signorina e utilizzo l'incantesimo ingrandire. Senti una sensazione strana, cerchi di resisterle o meno? No, è sempre stata gentile con me, mi fido. A un certo punto tu cominci a gonfiarti, diventi molto più alta e molto più grande, diventi appunto di taglia grande, occupi un bel po' più di spazio. Wow! Mi godo la scena. Sono enorme. Beh, a quel punto proprio mi metto seduta e mi godo la scena. Ok, il membro di Marchi che era stato frecciato, tipo, si guarda il sangue che gli sgorga dal fianco, vede la tizia enorme. Oh, porca troia. E non sa esattamente che cosa fare, l'unica cosa che può fare è tipo guardare il compagno alla sua destra e fa: cosa facciamo? Non lo so, uccidi qualcosa! Provano ad attaccare appunto te. Il marchio rosso, abbastanza intimorito, cerca di colpirti, però sei grossa, ti stai guardando le mani, prova a colpirti. 1 e 18, quindi per fortuna, perché ha vantaggio, perché hai usato attacco irruento, quindi lui ha vantaggio sui tiri per colpire. Ti tira una spadata e ti fa anche una buona quantità di 3 danni. Quindi ti tira una spadata però ti... Ah! E ti fa un taglietto all'altezza del polpaccio, meno male, perché non sa esattamente che cosa fare in questo momento. Il suo compagno fa: ah, lui è ferito e ce l'ha fatta, devo farcela anch'io. E anche lui ti viene addosso, cercando anche lui di attaccarti. Lui arriva, si prende bene per l'attacco che ti fa, che fa il suo compagno, ti arriva e ti pianta la spada così e ti arriva all'altezza del fianco, ti fa un attacco critico e subisci 7 danni. Ma che? La Madonna! Sì! Sì! Si fomentano a vicenda. Ma adesso è il suo turno. L'unico problema appunto è che adesso è il tuo turno. È una manata così. Mi avete fatto arrabbiare. Li guardo dall'alto verso il basso. Dal molto alto verso il basso. Dal molto alto verso il molto molto basso. Sono un donnone di 4 metri quasi praticamente in questo momento. Quindi prendo la lancia, wow. la intingo in uno delle bisacce che ho attaccate alla cintura e poi vado verso il primo che capita, quindi quello lì vicino a me. Sono molto arrabbiata con voi ora. Che lei lo dice con estrema tranquillità, ma in realtà tipo la sua faccia si sta praticamente contorcendo in un'espressione di pura rabbia e disgusto. Ti dicono lì: oh cazzo, tirami un D20. 12. 12 più? Più 6. Va bene, lo prendi, tirami danni, è un D8. Sì, sì. Più un D4, più 2 più 4. 2 più 5, 2 5 ho fatto. 7 più 4, 11 più 2 sono 13 danni. Si vede praticamente tipo la lancia, adesso è diventata praticamente una sciabola gigante che praticamente ti finisce in faccia al tizio. Gli fai... Hai presente quello di Star Trek che c'è il visore? Bene o male così, tipo lui cade all'indietro, cadavere. E il tizio fa: oh no, ho fatto uno sbaglio. E tu hai ancora il secondo attacco se vuoi per... Certo che voglio. E fammi riposti, vai. Di 20. 20. Più 6. Vabbè. 4 di 4. Eh sì, perché raddoppi tutti i dadi che devi tirare. 4, 4, 3, 1. 4, 4, 3, 1. Sono... È esploso. 12. Ma non ti calcolo nemmeno i bonus. Aveva già 6 danni prima. Aveva già 6 danni prima. Tu praticamente alzi, cioè tu non gli dai un colpo. È come se tu alzassi direttamente il fondo del bastone, lo schiacci così. E lui praticamente tipo viene compresso, tipo una lattina. Gli ha fatto un effetto lattina con il retro del bastone. Okay. E lui: oh no! E finisce così. Cioè, quei due sono morti. Sì, ne rimane solo uno. Che fa: forza, ragazzi! Dopo essersi guardato intorno e essersi reso conto che tutti i suoi compagni sono morti, lui non sa esattamente che cosa fare. Allora tipo cerca di tirare un attacco,
No, di nuovo. Io ce l'ho nella visuale. Ce l'hai in linea di tiro, sì. Okay. Sì, allora mi sposto in modo tale da avere una visibilità migliore. Che la mia intenzione comunque, vabbè, questo polvere che creeranno i danni non è farlo fuori, ma è incapacitarlo. Ok, capito? Va bene. Fammi un D20. 15. Sì, entra. Ok. Tirami i danni. Ok, 3 più 5. La freccia lo prende e lui lì, tipo, prende. Vedi che sta facendo estrema fatica a reggersi tutto d'un pezzo. Non ha una bella cera. Tra i cadaveri dei suoi amici, la gigantessa dello snu snu e lei seduta lì che si gode con un tè immaginario tutta la scena, lui è lì che sta cominciando a sudare freddo e vedi che sta imprecando tra i denti brutte cose sulle vostre madri. Tocca a Nadar. Mi va di fare una precisazione e poi decidiamo. Ho scelto di non fare troppi danni a questa persona. Ok. Perché avrei potuto rirollare un dado per combattere con armi possenti, ma ho scelto di non farlo. Così almeno ne siete al corrente. Ok. Perché il mio intento non è ucciderlo. Mm-hmm. Quindi vorrei avvicinarmi a lui nella maniera più minacciosa possibile e guardandogli la schiena, suppongo, o se è girato verso di me, guardandolo dritto negli occhi, se si è allontanato, dirgli: ultima possibilità, piccoletto. E anziché attaccarlo, avvicinandomi, vorrei effettuare un'azione di spingere per buttarlo a terra prono. Ok, fammi un tiro di intimidire. 10. 10. Ok, guarda, non ti faccio nemmeno fare l'azione di spingere. Lui è completamente arreso praticamente. Nel momento in cui tu lo guardi negli occhi, lui già se la sta facendo sotto per la situazione circostante. Tu gli fai il gesto, ma è quasi più lo sguardo che gli tiri e la situazione circostante che lo fa cadere culo a terra. E fa: no, vi prego, basta, mi arrendo. Allungo una mano dietro la schiena, estraggo fuori la corda di canapa e faccio per legarlo. Ok. Io mi alzo, mi accosto alla porta d'ingresso del negozio e faccio: puoi uscire? È tutto ok? A chi lo stai chiedendo? No, non a te, Snitz. Ok. A te. E Barton fa: No, io sto bene qui, grazie. Vieni, non ti preoccupare. No, come avessi accettato? Ti devono delle scuse. No, non mi interessa. Uso persuasione. 17 più 7, viene. No, allora, persuasione non è tipo tu fai quello che ti dico io. Persuasione è migliora il tuo rapporto con la persona. Quindi non è che lui adesso: oh sì, subito signora. Lui salta fuori: no, guarda, grazie, sono sicuro che avete fatto un ottimo lavoro, ma preferirei rimanere qua. È troppo spaventato. Va bene. Persuasione non è la chiave per risolvere ogni problema della vita. Ok. Lo insalamo abbastanza, cioè dietro gli leggo prima le mani, poi allungo, vado sui piedi e poi faccio un bel nodo centrale su tutti e due. Ok, insalamato e sanguinante per terra, mentre intorno a voi un paio di sguardi curiosi, ma proprio un paio, danno un'occhiata, sono tutte persone del villaggio che vedono cosa hanno successo e cosa è successo. E alcuni sono preoccupati, altri tipo fanno tipo gesti tipo sì, finalmente, tipo quello che si meritano. E cioè avete lì sto marchio rosso insalamato. Io... Lei è ancora grossa, a meno che non interrompi concentrazione, lei è ancora gigante. No, mi avvicino a... al polpaccio, praticamente. Mi avvicino al polpaccio di Momo e le do una carezza e faccio: ti hanno fatto male? Sì. Sì. La pagheranno per questo. Mi pare che l'abbiano già pagata. E indico i morti. Mi avvicino al salame e a quel punto utilizzo taumaturgia per aumentare il mio tono di voce e farlo riecheggiare il più possibile. Ok. I miei occhi diventano di un rosso acceso, sono già rossi ma si illuminano ancora di più e con questo atteggiamento molto demoniaco mi avvicino al tizio in modo tale che mi ascoltino anche quelle 5-6 persone che ci stanno osservando. Sei del marchio rosso? Sì. Bene, ma adesso avete finito di danneggiare questa città e di tenere sotto scacco queste persone. Si gira sulla schiena guardandovi meglio. Io sono solo una scartina. Credete che sia io a comandare questa gente? Credete che sia io il capo del nostro gruppo? No, è evidente, perché non vali mezza sega. Già, no, non valgo mezza sega io. Lasciatemi andare, per favore. E ti dirò di più. Stai per dirci tutto quello che sai. Che cosa volete sapere? Chi ti manda? Bastone di vetro. E lui è a capo dei marchi rossi. Chi è il bastone di vetro? Non fare giri di parole. Non faccio giri di parole, questo è il suo nome.
Si fa chiamare Bastone di Vetro ed è uno stregone molto più potente di te, fatto chiera. Il mio sguardo si illumina in quel momento, ma proprio tipo acceso dalla curiosità. Hai appena detto che è uno stregone più forte di me, sono molto curiosa. Bene, indicaci dove si trova, altrimenti la mia amica gigantessa lì ti farà molto male. In quel momento mi abbasso, scuoto davanti a lui, tipo con il dito, cioè con la mano, tipo lo faccio girare un po', come si fa con l'arrosto. Un arrosticino sul griglio. Sì, sì, bravo arrosto, parla. Dove lo potete trovare? Nella villa est. È lì, insieme a tutti quanti noi. Ora voi lasciatemi andare, per favore. Voi chi esattamente? Noi, gli altri come me, gli altri marchi rossi. Quanti ce ne sono? Ti piacerebbe saperlo, eh? Sì, mi piacerebbe saperlo. Troia, grosso lui. Saremo una ventina. Tutti armati come voi o... Sì, cerca. Sentite, portatemi dal borgomastro, ok? Perché? Perché lui è capo di questa città e lui è quello che sta dietro alla gente. Voi siete, cioè, seguite la legge, no? Allora portatemi da lui, per favore. Guardo Nadarelu e faccio così. Mi avvicino a Moloco e gli dico... No, se abbiamo veramente motivo di pensare che il borgomastro sia coinvolto, probabilmente gli farebbe gioco. Quindi l'ultimo posto dove vogliamo portarlo e dovremmo portarlo è quello, secondo me. Sono d'accordo. Guardo il marchio rosso e gli dico: noi non prendiamo ordini da te. Io niente, mi avvicino da lui, dico: ma tutto qua. E con la parte alta dell'arco gli do un colpo sulla freccia che ha conficcato. Quindi tu vuoi anche che ti portiamo dal borgomastro? A quanto pare sembra che sia un vostro grande fan, no? Sentite, la legge parla chiaro, dovete portarmi dal capo della città e verrò messo, come si dice? Arrestato? Sì, e poi c'è il tribunale e quella roba là. Certo, però sai come la legge è sempre aperta a interpretazioni, quindi facciamo così. Ti vuoi guadagnare la libertà? Tu, in questo momento, diventi il nostro cicerone e ci porterai esattamente dai tuoi capi. Cose per finire dalla padella alla brace? Per chi mi hai preso? Per un coglione? Ma è esattamente quello il piano. Quindi o fai come diciamo noi, o altrimenti la nostra amica ti farà fare, non lo so, una sorta di fine simile ai tuoi amici qui. Sarà una fine migliore di quella che mi aspetterebbe se tornassi con voi da Bastone di Vetro. Oh no, che peccato. Io voglio entrare di nuovo all'interno della bottega di Elmar e proprio sporgermi quanto basta per parlargli e dirgli: stai sentendo quello che afferma quest'uomo? È un po' lontano, ma più o meno sì. Sostiene che per legge dovremmo portarlo dal borgomastro, ti risulta? Beh, il borgomastro è un po' il capo della città, cioè quando ci sono delle baruffe tra cittadini è da lui. Ma siamo tenuti a farlo per legge? Io non ho visto niente. E torna giù. Un bel problema. Perché non mi ha dato una risposta sto cacchio lì? No, beh, una risposta... Io non ho visto niente. No, fatemi... lo so, però non mi ha risposto, cioè... Vedo l'incertezza e il conflitto interno di Nadar, posso intuire a che cosa si riferisce. Dico, beh, non ti ha dato una risposta, è a libera interpretazione. Dovremmo fare quello che reputiamo più giusto. E in questo momento il nostro obiettivo deve essere trovare colui che lo ha mandato. Portiamolo con noi. Lo portiamo con noi fino a che qualcuno non mi avrà dato una risposta più precisa. Se veramente siamo tenuti a portarlo dinanzi al cospetto del borgomastro, faremo così. Ma vuoi veramente portarlo al borgomastro? Abbiamo Se questa è la legge, dobbiamo rispettarla. Ma se la legge è corrotta? Rischiamo di passare dalla parte del torto. Che la legge sia corrotta oppure no. Voglio dire, se agli occhi di questa gente poi diventiamo, anziché degli eroi, dei criminali, e hanno motivo di arrestarci, potremmo dover affrontare molte più persone, molto più arrabbiate. Ma questa gente è spaventata e terrorizzata dal marchio rosso? Non possiamo. Mentre voi siete lì a discutere, si avvicina un bambino. Pip, lo avete riconosciuto, è il figlio del locandiere che arriva e fa: stronzo! E gli tira un calcio dentro lo stomaco. Siete stati bravi! E lui: ah! Bambino di merda! E come è arrivato Pip? Arrivano anche un altro paio di ragazzini, una piccola bambina con le trecce e i capelli neri, un altro bimbo tipo tutto sdentato. Già, sei una persona cattiva! E cominciano tipo a tirargli tipo qualche sassolino, roba del genere, che è un po' la loro rivalsa. E vedete tipo una madre apprensiva: torna qua! Ma dai, vedi che mi sembrano poi così pronti a darci dei cattivi, no? Quindi cerchiamo di... La cosa più giusta da fare probabilmente è quella di aiutare queste persone. Non sono convinto, ma
appunto con questo ringhio un po' incattivito, sembro assorto nei miei pensieri e poi mi muovo e... come se non volessi averci niente a che fare, ma comunque vi seguo, un po' riluttante. Io ho una domanda. Sì. Ma la ripristini per cortesia? No! Devo portarmi i bambini in giostra. E ho capito, ma non è che devi avere a che fare con un kaiju, noi, scusami. Beh, mi giro verso Momo. Vuoi tornare normale? Se proprio devo. Ok. Ah. Sì, comunque... che tipo... Sì, in realtà sarebbe dovuto finire da mo', però fa benissimo. Va stasera. Bene. Tipo, allora guardo Moloko e le dico: grazie, sei una brava combattente. Mamma mi ha spiegato il significato dell'amicizia e tu credo ci vada molto vicino. Sì. Assolutamente sì. Siamo sì. Amiche adesso. Sì. E le do la mano. Io guardando questa scena qua, tipo, vedo lei che dà la mano a Momo e Momo che a tutti gli effetti però c'ha ancora un buco di spada. Dico, posso castare cura ferite su di lei? Sì, assolutamente. Quindi senza dire granché mi guardo la scena e casto cura ferite su Momo, perché in effetti alla fine è un po' di punti dei persi. 3 più 3, 6. 6 punti ferita. Ottimo. E visto che mi hai allungato la mano, grazie, anche tu sei molto bravo. Sì, e anche tu. Lui è molto il boomer di Facebook. I bambini, ti mette il like e basta. I bambini che erano intorno al marchio rosso, alcuni sono arrivati alla madre, tipo a prenderli prima, no, forza, vieni, grazie, e scappa. Invece Pip, il figlio che ne è, ti guarda, fa, caspita signore, tu sì che sei forte. Mi inginocchio quanto basta per essere al suo livello e gli dico: un secondo, se posso disturbarti. Ti fidi delle guardie, dell'autorità in generale da queste parti? Che cosa ti dice la tua mamma a riguardo? Non ci sono le guardie qui. Mamma dice che devo essere un bravo bimbo. Questo sempre. E fa molto bene a dirtelo. Guarda me, ho fatto il bravo bimbo e sono diventato così. Se faccio il bravo bimbo divento come te? Oh sì, anche meglio forse. Bello! Quindi continua così. Ok. Però... questi uomini che hai definito cattivi... Definito stronzi? Sì, quello. E non è una bella parola. Oh, ok. Mi raccomando, io non le dicevo quelle. Ah, no? Oh, no. Ok. Questi uomini cattivi... Sì. Per caso sai se, non lo so, magari ogni tanto li vedete parlare con il borgomastro, per esempio? Il borgomastro ha un sacco paura di questi qua, però io non ho paura. Fammi un tiro su carisma, naturale così. Sì. 10. 10? Va bene. Lui ti guarda. Posso dirti un segreto? Certo. Lui si avvicina, non sa dove hai le orecchie, quindi lui fa sì. Io so dove si nascondono. I marchi rossi? Sì. Dove? C'è un ingresso lontano sotto i ruderi delle ville. Ci andavo a giocare tempo fa, ma poi papà mi ha detto di non andarci più. E ho capito perché. C'è una porta che va giù nelle cantine. Lancio un'occhiata ai miei compagni. Io stavo ascoltando. E vedi mai marchi rossi muoversi da quelle parti? Sì, sono tanti e fanno paura. A me piaceva andare a giocare lì, però non ci posso più andare. Ti prometto che potrai tornare a giocarci presto. Promesso? Però prima... devi lasciare che ce ne occupiamo noi. Sì, sì, ok. Cosa devo fare? Aspettare e fare quello che ti dice la tua mamma e anche il tuo papà. Ok, allora torno da papà. Grazie, piccolino. E tipo, gli spettino un po' i capelli. Lui è tutto contento, tipo, tutto goffo. Si impettisce e poi scappa a casa. E fa, ciao! Mi avvicino pure al tizio del marchio rosso e dico, oh, adesso sappiamo anche dove dobbiamo andare. Sentite, lasciatemi qua, non lo so, fate quello che volete, ma non riportatemi là, per favore. Perché? Perché mi farebbero a pezzi, o peggio. Però se non ci dici tutto, saremo noi a farti a pezzi. Non ho altro da dire. Eppure di questo passaggio segreto non sapevamo niente. Non me l'avete mai chiesto. Io voglio sapere tutto. Stiamo in una cantina, è bella grande. Ci sono delle trappole, state attenti e basta. Adesso cominciamo a ragionare. Gli frugo nelle tasche. Voglio vedere se ha dei documenti. Gli frughi nelle tasche. Trovi qualche moneta, tipo due pezzi d'argento e
qualche pezzo di rame, trovi un granato, una piccola pietra preziosa, trovi un paio di altri bronzini nelle tasche di uno degli altri, trovi una fiaschetta con dell'alcolico, trovi pochi soldi e poca roba interessante. Nessun documento, nessuna chiave, niente di particolarmente intrigante, solo un po' di soldi. Non ha niente con sé, nulla che possa darci qualche indizio. Niente di incriminante? No. Quest'uomo è indifeso? Beh, se l'è cercata, no? Quindi... Sono d'accordo, però... Avete qualcosa da obiettare? Ce lo portiamo dietro un po'. Inizio a vedere un certo pattern in questa situazione. Però. Mamma? La mamma lo avrebbe picchiato forte. Ma? Ma se può tornare utile lo picchiamo dopo. Mettiamo la cosa in pausa per un attimo e cerchiamo di spremere allora quello che possiamo spremere da lui. Agli ordini? Qui non comanda nessuno. No, però se l'ho sentito dire, è fico. Sì, è un modo di dire. Beh, io direi quindi di metterlo, so che abbiamo un mulo, qualcosa, abbiamo... No, non avete niente, il carro ormai Quindi ce lo trasciniamo a collare? Sì. Ok. Ma lo facciamo trascinare a lei, che mi sembra... Ok, facciamo quindi che questo qua diventa adesso il tuo cane da compagnia per un po' e vediamo di porre fine a tutto questo. Probabilmente ne abbiamo appena grattato la superficie. Sì, ti voglio un pochino più ottimista, sai, magari lì. Avete confidenza con gli stregoni? Lui diceva che a capo del marchio rosso c'è uno stregone più forte di me. No. Andiamo alla villa. Allora, tutti insieme vi incamminate verso appunto il sentiero che va verso est, passando di fronte alla locanda e mano a mano che... camminate, c'è gente sempre che si affaccia, qualcuno che tira tipo un pomodoro marcio addosso al marchio rosso che tipo cammina piano piano perché comunque è tutto insalamato e qualcuno gli fa anche un sì, è quello che ti meriti. C'è una micro insurrezione popolare che sta piano piano salendo di gente che è contenta finalmente di vedere sta gente soffrire un'unghia di quanto loro hanno sofferto negli ultimi mesi. E mentre andate, qualcuno viene fuori dalla porta per osservare, gente che si affaccia dalle finestre, quando nel percorso a un certo punto viene incontro una persona. È anziana, grassa, che corre un po' così e fa: ma che cosa state facendo? Ma liberatelo, ma siete pazzi! Ma lei chi è? Io sono il borgomastro di Fandali, ma siete scemi! Quest'uomo stava ricattando Elmar Berther. Crediamo faccia parte di un'organizzazione che si chiama il Marchio Rosso. Ma no, i Marchi Rossi sono soltanto dei mercenari, non creano problemi. Intanto vedete che il suo sguardo vola prima su di lui, sul Marchio Rosso, poi su tutte le persone che tipo appena scende in strada fa: ah, eccolo il vigliacco, vigliacco! È lui che non sa esattamente che pesci pigliare e il Marchio Rosso: aiutami, ciccione! Lui, dovete liberarlo, non possiamo fare queste cose, non possiamo. Mi giro guardando il popolo, lo riguardo e dico: non sembra siano semplicemente dei mercenari. Fammi un tiro su persuasione. Ah, adesso lo vuoi il tiro su persuasione? Adesso sì, te lo chiedo io. 21. Signori, per favore, capite la mia posizione. Mettono sotto scacco tutti quanti, non possiamo provocarli, altrimenti morirà della gente. Lei è parte di questo sistema corrotto, questa è la verità. Lei stesso sta mettendo sotto scacco questa gente, sta facendo del male al suo popolo, dando retta a questa gentaglia. È facile parlare per voi che siete appena arrivati. Io vivo qui, sono cresciuto qui. E loro no? Pensate che io sia contento di tutto questo, ho paura più di chiunque altro. E allora indicaci la via. Dove possiamo trovare queste persone? Risolveremo noi il problema? No, io non intendo mettermi in mezzo, cioè rischio soltanto di accorciare la vita mia e di tutti gli altri cittadini. Soprattutto, se lei veramente è la persona che ha più paura tra tutti quanti qui, forse non dovrebbe ricoprire il ruolo che ricopre. Lei è un insulto alle vere istituzioni. Dovrebbe vergognarsi. Lo vedi che lui visibilmente si vergogna, non sa che cosa dire perché sa di essere palesemente intorto. Però, sentite, fate quello che dovete, ma sappiate che se la cosa finirà male, ne pagherò io e tutto il resto del villaggio. Se vuole avere una possibilità di redimersi, ci aiuti. Ora! È fortunato che passavamo di qui. Altrimenti può fare quello che ha fatto fino adesso. Chiuda gli occhi e ci lasci passare. Sarebbe proprio il minimo, indispensabile. Veramente non può fare di più per aiutare la sua gente. Vedete che ogni tanto apre la bocca come se cercasse di tirare fuori delle parole che non ha.
o che non ha il coraggio di dire. Semplicemente dopo un po' lui chiude gli occhi, si gira stizzito e si mette braccia conserte, tipo dandovi quasi le spalle, lasciandovi passare diretti verso quella che è appunto il nascondiglio dei Marchi Rossi. E quindi tra il silenzio attonito del borgomastro e le timide ma sempre più coraggiose urla del popolo intorno a voi, e il Marchio Rosso che viene prendente la corda e ti sfugge dalle mani perché la gente gli va vicino a tirargli calci, a sputargli addosso, un po' in un linciaggio pubblico dove viene però mai malmenato troppo, viene anzi lasciato lì come un monito. Voi vi avviate verso quella che è appunto la dimora di quello che forse sarà uno stregone molto potente che porta il nome di Bastone di Vetro. Se essere grossi non bastasse, e finisci il tuo turno così? Beh, se non ho altre azioni bonus per attacchi o cose. Tendenzialmente potresti utilizzare la tua azione bonus. Oh no! Non sarà mai più nello stesso punto. Ma perché non attaccano gli scotch che abbiamo? Non capisco. Perché il legno non è trattato. Un po' più in basso, credo sia lo sputo. Non è nel verso opposto. Mi sembra. No, non giusto. So. No, giusto, giusto. Era un po' più basso, forse, però. Era meno inclinata? Sì. Ormai. Cioè, non la metterai mai uguale. Se la stacchi degli attacchi, si attaccherà sempre. E vabbè, di meno. Terrò questa parte. Però se arrivano le recensioni, con scritta no, non sono seri perché hanno cambiato la posizione della mappa. Esatto. Sì, esatto.